Il moto parabolico è il moto tipico degli oggetti che vengono lanciati in prossimità della superficie terrestre, cioè nel campo di gravità terrestre. La traiettoria è una parabola e il moto parabolico può essere scomposto in due moti rettilinei, uno lungo x e uno lungo y. La combinazione di questi due moti rettilinei dà il moto parabolico che è un moto piano, cioè che avviene in un piano, nel piano xy. Il moto orizzontale lungo x è un moto rettilineo uniforme, che avviene quindi a velocità costante. Invece il moto verticale lungo y è un moto sempre rettilineo ma uniformemente accelerato. Infatti, se noi scattiamo una serie di istantanee di fotografie, per esempio ogni decimo di secondo, abbiamo l'oggetto, per esempio un sasso, una pallina d'acciaio, che trascurando l'attrito dell'aria assume tutte queste posizioni lungo la parabola. Se noi andiamo poi a considerare la proiezione lungo l'asse x, quindi possiamo immaginare l'ombra di questa pallina che vola, l'ombra proiettata sull'asse x, vediamo che quest'ombra cammina a velocità costante. Invece l'ombra proiettata sull'asse y, quindi la proiezione sull'asse verticale, vediamo che compie un moto come se la pallina fosse lanciata verticalmente, anziché con una inclinazione obliqua, come se fosse lanciata verticalmente verso l'alto, la pallina rallenta e poi verticalmente ritorna giù. Quindi questo è un moto rettilineo uniformemente accelerato in verticale. Quindi combinando questi due moti rettilinei a velocità costante e invece uniformemente accelerato in verticale, otteniamo il moto parabolico. Chiamiamo A il punto iniziale, B la posizione di massima altezza e C la posizione invece di atterraggio. Poniamo l'istante t0 uguale a 0 nel momento in cui parte l'oggetto, tb è l'istante in cui l'oggetto arriva in B, punto di massima altezza, e tc è il momento in cui la pallina atterra. Chiamiamo anche y0 la quota iniziale, cioè l'altezza del punto A. Istante per istante la velocità è un vettore che è sempre tangente alla traiettoria. Questa velocità la chiamiamo v0, la velocità iniziale, poi la chiameremo va, vb, vc, vd. Per esempio, quando l'oggetto è arrivato nel punto P, la velocità la chiamiamo vp. Quando l'oggetto arriva nel punto C, la velocità la chiamiamo vc. E è sempre un vettore tangente alla traiettoria in quel punto. In ogni momento questa velocità vettoriale si può scomporre. Prendiamo per esempio la velocità vettoriale nel punto P, la scomponiamo nelle sue due componenti che sono vp lungo x e vp lungo y, viene fuori questo rettangolo. La componente vpx ha segno positivo perché va verso destra, la componente vpy in questo esempio ha segno negativo perché va verso il basso. Facciamo la scomposizione invece di v0, cioè la velocità all'inizio, potevamo anche chiamarla va, visto che a questo punto l'abbiamo chiamato a. Allora, la scomposizione ci dà una componente x, v0x, che va verso destra, e una componente v0y che va in alto, quindi questa volta v0y è positiva. Prima abbiamo detto che il moto lungo x è rettilineo uniforme, vuol dire che avviene a velocità costante. La situazione è rappresentata in questa figura dove si vede che la componente orizzontale della velocità vx è sempre uguale in tutti i punti. Per esempio, questa componente orizzontale vpx è uguale a questa componente v0x e in qualunque altro punto, per esempio anche in B, la componente orizzontale della velocità, in questo caso si chiama vbx, è sempre la stessa. Quindi in ogni momento e in ogni punto della traiettoria noi abbiamo la stessa componente orizzontale di velocità vx. Quindi possiamo scrivere questa formula che dice che la componente vx in ogni punto, in ogni momento, è uguale alla componente valore iniziale, cioè v0x, e si mantiene costante. È scritto anche qua, la componente x della velocità è uguale alla componente x della velocità all'inizio, v0x, e si mantiene costante. Questa è una delle quattro formule fondamentali del moto parabolico. Un'altra formula fondamentale è questa, che ci dà la posizione raggiunta dopo un certo tempo t dall'ombra, cioè dalla proiezione della pallina lungo sull'asse orizzontale. X con 0 è la posizione della pallina all'inizio, posizione lungo x. Noi faremo sempre in modo che l'asse y si trovi nel punto iniziale della pallina. Per
così che la x all'inizio, la x della pallina, sarà sempre 0. Quindi x con 0, posizione iniziale della pallina lungo l'asse x, è 0. Possiamo sempre metterci in queste condizioni perché se l'asse y fosse spostato rispetto a qui, e la pallina allora partirebbe da una posizione x iniziale che non è 0, ma partirebbe per esempio spostata un metro a destra rispetto all'asse y. Allora noi possiamo sempre spostare l'asse y, metterlo in modo che ci è più comodo, quindi metterlo in maniera tale che la posizione x iniziale della pallina sia sempre 0. Quindi noi partiremo sempre da questa situazione in modo che la pallina, l'oggetto, si trovi lungo l'asse y. Poi, al passare del tempo, la pallina, la proiezione lungo x, si sposta verso destra a velocità costante, come indicato qua, vx uguale v0x, a velocità costante, e quindi se vogliamo sapere, dopo un certo tempo t, quanta strada ha fatto, basterà moltiplicare la velocità per il tempo. La posizione della pallina in orizzontale, cioè della proiezione dell'ombra di questo oggetto, si calcola prendendo la velocità costante lungo x, velocità per tempo. Queste due formule fondamentali del moto parabolico riguardano il movimento della proiezione dell'oggetto lungo l'asse x. In particolare questa riguarda la posizione che raggiunge l'oggetto al passare del tempo, più passa il tempo, più l'oggetto si sposta a destra. Quest'altra invece riguarda la velocità componente x e ci dice che la velocità componente x non cambia mai, perché appunto è una velocità costante con cui l'ombra della pallina lungo x si muove. Le altre due formule del moto parabolico invece riguardano il moto lungo y, che è più complicato perché è un moto rettilineo uniformemente accelerato. Cominciamo da questo disegno in cui si vede che cosa fa la componente y della velocità. Mentre la componente x della velocità non cambiava mai, la componente y invece cambia, lo vediamo anche da questo disegno. Infatti, all'inizio la pallina va verso l'alto, quindi la componente y è orientata verso l'alto e a segno positivo. Poi per un attimo la pallina si ferma, in quel momento è il punto B. La pallina in quel momento non ha componente y di velocità, quindi v lungo y nel punto B è 0. Dopodiché la pallina torna giù, quindi ha una componente y di velocità negativa e che aumenta nel tempo, cioè questa componente y diventa sempre più negativa, mentre invece in salita la componente y era positiva e diminuiva progressivamente. Il motivo per cui la componente y della velocità, quindi vy, cambia continuamente, mentre invece la componente x, vx, non cambia mai, è perché durante il volo l'oggetto è sottoposto alla forza di gravità. La forza di gravità, cioè la forza peso, è rivolta in basso. Essendo rivolta in basso, cioè verticalmente, va a incidere soltanto sulla componente verticale della velocità e la modifica. Siccome invece la forza di gravità non agisce in orizzontale, cioè non è rivolta in orizzontale, allora non va ad alterare la componente x della velocità, quindi vx. Per alterare vx servirebbe una forza che agisca in orizzontale. Per esempio una forza che agisce verso destra farebbe aumentare vx. Una forza che agisse verso sinistra farebbe diminuire vx. Ma siccome in orizzontale non agisce nessuna forza, vx si mantiene costante. Torniamo alla componente y. All'inizio il valore della componente y è v0y, che si trova scomponendo la componente, cioè la velocità iniziale v0, nelle sue due componenti, v0x e v0y. Abbiamo detto che v0x si mantiene costante, v0y invece all'inizio è massima, poi diventa sempre più piccola, fino a diventare poi negativa. Trattandosi di un moto rettilineo uniformemente accelerato, la variazione nel tempo di questa componente y della velocità, quindi della vy, è data dalla formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, quindi è il valore iniziale della vy, quindi v0y, meno gt. Questa è la formula che siamo abituati a scrivere come v uguale v0 meno at. Qui c'è la y perché stiamo parlando della componente verticale, quindi vy uguale v0y meno gt. Potrebbe sembrare strano che qui ci vada sempre il segno meno, perché durante la fase di salita giustamente la velocità componente y diminuisce.
quindi VY diminuisce e ci va il meno perché è un moto uniformemente decelerato, ma durante la fase di discesa la componente Y diventa sempre più grande, almeno come valore assoluto, cioè questa lunghezza di queste frecce diventa sempre maggiore. Allora si potrebbe pensare che si tratta di un moto uniformemente accelerato e non decelerato come in salita, e quindi qui ci dovrebbe andare il più. In realtà anche nella fase di discesa ci va il segno meno. Il motivo è che queste componenti di velocità sono negative. Approfondiamo meglio il discorso facendo un esempio numerico. Prima ci occupiamo della fase di salita e poi della fase di discesa. Siamo in salita e prendiamo due istanti di tempo. L'oggetto sta salendo verso l'alto, la sua velocità è positiva e per esempio è di 5 metri al secondo in questo momento, un istante dopo è 3 metri al secondo, li chiamiamo VY1 e VY2. Andiamo a vedere la variazione della velocità Y. Per calcolare la variazione dobbiamo fare la differenza tra la velocità finale, quindi VY2, meno VY1, quindi valore finale meno valore iniziale. 3 meno 5 meno 2, meno 2 metri al secondo. Il fatto che ci è venuta una variazione negativa vuol dire che la variazione è avvenuta in basso. Del resto è logico, perché se questa velocità è diventata più corta, allora si tratta di una variazione negativa. Un po' come se fossero delle temperature. Se io passo da 5 gradi centigradi a 3, la variazione è stata di meno 2 gradi centigradi. Una variazione negativa, delta VY negativa, divisa per il tempo in cui è avvenuta, delta t è il tempo tra queste due fotografie, ci dà un'accelerazione negativa, e questo è logico perché in salita sappiamo che il moto è uniformemente decelerato e quindi ci aspettavamo un'accelerazione negativa. Vediamo adesso quello che accade in discesa. Abbiamo all'inizio una velocità VY1 di meno 3 metri al secondo, il segno meno è perché la velocità è rivolta in basso, poi un istante dopo abbiamo una velocità di meno 5 metri al secondo, quindi una velocità maggiore ma più negativa, infatti l'oggetto sta accelerando verso il basso. Anche adesso andiamo a calcolare delta VY prendendo il valore finale, meno 5 metri al secondo, e facendo meno il valore iniziale, quindi meno 5 meno meno 3 fa meno 5 più 3 fa meno 2, quindi di nuovo abbiamo una variazione di velocità negativa. E andando a dividere questa variazione di velocità negativa diviso il tempo in cui è avvenuta, otteniamo un'accelerazione negativa. Quindi anche in questo caso l'accelerazione è negativa perché è rivolta verso il basso. Questo piccolo approfondimento numerico ci dice che anche in fase di discesa io non devo mettere il segno più, devo lasciare il segno meno in questa formula. Del resto questa formula intuitiva dice che la velocità Y, quindi questa componente qua, parte all'inizio quando t è 0, quindi stiamo in questo punto A, parte dal valore iniziale V0Y, che è questo, poi piano piano diminuisce, lo vediamo qui, meno gt vuol dire che diminuisce, arriverà a un certo punto che è 0, infatti nel punto B non c'è componente Y di velocità. Ma poi facendo andare avanti il tempo, proseguendo con il tempo che scorre, questo termine diventa sempre più grande e quindi la velocità Y diventa sempre più negativa. Quindi questo segno meno giustamente sta a indicare che questa velocità Y diventa sempre più negativa al passare del tempo, quindi sempre più grande verso il basso. Questa è la terza formula fondamentale del moto parabolico. La quarta formula fondamentale riguarda sempre il moto lungo Y e riguarda la posizione. Infatti ricordiamo che le formule sono quattro. Perché? Perché due riguardano il moto lungo X, questa è la prima e questa è la seconda, e due riguardano il moto lungo Y, in particolare una sta a indicare la posizione X e l'altra indica la velocità X. Poi abbiamo quella che indica la velocità Y e l'ultima indica la posizione Y. La ricaviamo da questa formula che già conosciamo, che riguarda lo spazio percorso nel moto rettilineo uniformemente accelerato. Sempre con il segno meno, perché abbiamo visto prima che l'accelerazione è rivolta sempre in basso. Lo spazio percorso, delta Y, lo scriviamo come posizione finale meno posizione iniziale. Portiamo Y0 dall'altra parte e quindi abbiamo Y uguale Y0 più V0YT meno un mezzo GT alla seconda. Questa è la quarta formula che appunto riguarda la posizione. Quindi noi adesso abbiamo due equazioni per la posizione X e Y dell'oggetto che sta volando.
e due equazioni per la velocità Vx e Vy. Queste sono le quattro equazioni. Le prime due riguardano il moto lungo X, quindi il moto orizzontale, e le seconde due il moto lungo Y, quindi il moto verticale. Poi una riguarda la posizione X, l'altra la posizione Y. Una la velocità X, l'altra la velocità Y. In queste formule compaiono V0X e V0Y, che sono le due componenti della velocità iniziale. La velocità iniziale è V0 ed è inclinata con un certo angolo alfa. Conoscendo V0 per esempio 20 metri al secondo e l'angolo per esempio 35 gradi, dobbiamo calcolare le componenti V0X e V0Y. Lo facciamo ricordando le definizioni di seno e coseno. Il coseno, per definizione, il coseno dell'angolo alfa, è il rapporto tra il cateto adiacente all'angolo V0X diviso l'ipotenusa, che è V0. Invece il seno dell'angolo è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, che è questo, cioè V0Y, diviso l'ipotenusa V0. Facendo le formule inverse possiamo calcolare le componenti. V0X è ipotenusa per il coseno, quindi V0 per il coseno dell'angolo, V0Y invece è l'ipotenusa per il seno dell'angolo. Infine una considerazione su come vanno utilizzate queste formule quando si applicano nei vari punti. Questo punto di partenza lo chiamiamo A, B, per esempio questo è P, quando arriva a terra è C. Allora concentriamoci su un punto qualunque, per esempio il punto P. Scriviamo quindi la lettera P nelle quattro formule. In particolare cominciamo con il tempo. Il tempo, che qui è indicato genericamente con T, qui bisogna chiamarlo TP, perché è l'istante di tempo a partire dal momento della partenza, l'istante di tempo in cui la pallina arriva nel punto P. Se io invece volessi esprimere queste formule in un altro punto, per esempio nel punto B, che è il punto di massima altezza, qua dovrei scrivere TB, perché è l'istante di tempo in cui la pallina arriva nel punto B, o nel punto C, TC e così via. Bisogna sempre specificare l'istante di tempo, però in quale punto noi lo stiamo esprimendo, per esempio TP, TC, TB e così via. Poi dobbiamo mettere la lettera P nelle coordinate X e Y, XP e YP. XP è la posizione dell'ombra dell'oggetto lungo l'asse X, cioè vuol dire che dopo un certo tempo, TP, facciamo finta che siano 2 secondi, dove si trova lungo X l'ombra dell'oggetto? XP, per esempio 5 metri. Dove si trova invece la proiezione, cioè l'ombra lungo Y? Per esempio 2 metri. E quindi XP e YP rappresentano le coordinate di questo punto P e individuano la posizione X e la posizione Y dopo, per esempio, quei, abbiamo detto, 2 secondi, cioè all'istante TP. Però non solo la lettera la dobbiamo mettere in X e in Y, ma anche nelle componenti di velocità. Infatti ci chiediamo, in quell'istante, dopo 2 secondi, quando l'oggetto è arrivato in P, qual è la componente della velocità X, quindi questa componente, e quanto vale l'altra componente, quindi le chiamiamo VXP e VYP e le andiamo a scrivere qua VX componente P, VY componente P. Sappiamo che la componente X della velocità, quindi VX, non cambia mai ed è uguale a V0X. Invece la componente verticale cambia, per esempio in questo disegno è negativa. Quindi riassumendo, la lettera P, che indica il punto che abbiamo scelto, la dobbiamo inserire nel tempo, TP, la dobbiamo inserire nelle coordinate X e Y del punto, quindi XP, YP, e la dobbiamo inserire nelle due componenti di velocità, quindi VXP, questa, e VYP, quest'altra. Ora ragioniamo un attimo sul punto di massima altezza, che ha una proprietà fisica ben precisa, quella che è l'unico punto della traiettoria in cui non c'è la componente Y della velocità. Infatti la VY prima è rivolta in alto, dopo sarà rivolta in basso, ma nel punto B, in modo particolare, la componente Y, quindi VY nel punto B, è 0. Essendo lì la velocità tangente alla parabola tutta orizzontale. Quindi c'è solo la componente X, VBX, ma la componente Y della velocità, quindi VY, in questo punto B non c'è. Questa è la condizione che poi ci permetterà di trovare anche la massima altezza, cioè a quale altezza da terra si trova il punto B, cioè la massima altezza raggiunta durante il volo da questo oggetto.
Quindi ricordiamo massima altezza raggiunta, si impone sempre la condizione che il punto B non ha componente Y di velocità. Se invece vogliamo sapere la gittata sarebbe la posizione di C, cioè la posizione in cui l'oggetto tocca terra, quindi è questa distanza qua, la gittata, allora dobbiamo imporre un'altra condizione. Qual è infatti la proprietà del punto C? Di trovarsi a terra, cioè di trovarsi a una quota, ad un'altezza che è 0, yc uguale a 0. Partendo da questa condizione troveremo poi la gittata, cioè qual è la x di C.